Grossi disagi questa mattina agli ingressi del Palazzo di Giustizia di Napoli. Scattano le nuove procedure di sicurezza per l'accesso ed è subito caos. File interminabili fin dalle prime ore d'apertura del tribunale al centro direzionale sono la conseguenza dei controlli più serrati con il passaggio di tutti al metadetector, decisi dopo la strage avvenuta venerdì scorso al tribunale di Milano, dove un uomo, Claudio Giardiello, armato di pistola, sparò uccidendo 3 persone e ferendone altre 2 prima di darsi alla fuga. Tutti in fila dunque, dalle persone che accedono per seguire la propria causa fino al personale dipendente per continuare con magistrati e avvocati, con il rischio per tutti di arrivare in ritardo alle udienze, con tempi di attesa che arrivano a sfiorare anche l'ora e mezza. Fare una cosa un pochetto più veloce, non è possibile, uno c'ha la causa alle 9:30, stiamo qua da 1:30 e non entriamo. Che almeno fare 2 transenne, cioè per gli avvocati, cioè per le cause civili e quella penale. Dovevamo andare in procura, dovevamo andare, però ci dovevamo mettere 3 minuti e mezzo e invece non so nemmeno chi ore sono. Per noi che veniamo sempre, io penso che sia quasi inutile ovviamente dal giorno all'altro fare questo, insomma. Quindi, cioè, è importante, però non, dal giorno all'altro mi sembra un po' eccessivo. Ci stanno 3 metal detector, non lo so che stanno facendo, forse stanno facendo spogliare le persone. Che vedo persone firme da un'ora, solo fuori all'uscio della porta. E ci sta gente dalle 8 stamattina, ancora deve entrare, riuscire ad entrare? È impossibile. La causa inizia perché alle 11 io dovevo stare là, invece sto qua, chissà quando entro, spero che il giudice mi aspetta. Io adesso ho l'udienza, avevo l'udienza alle 9, si figuri? Non lo so, se il giudice è disponibile ad aspettarmi, non lo so.